Una preghiera particolare, quella di mercoledì pomeriggio. Siamo all'Arco di Tito, a pochi passi dal Colosseo, dove rabbini di diversi paesi si sono riuniti assieme alla comunità di Sant'Egidio per recitare la funzione pomeridiana di Minhà. Davanti al monumento che evoca la deportazione da Gerusalemme a Roma nel 70 dopo l'era volgare per mano del generale Tito, futuro imperatore, gli ebrei sono tornati a pregare in libertà. Questo è un luogo simbolico per la storia non soltanto degli ebrei romani, ma per tutta la storia ebraica, ed era un luogo di tristezza, di offesa e di afflizione. Quando noi veniamo qua dando segni di vitalità, riusciamo a capovolgere il senso di questo luogo e il senso della nostra storia, e quindi siamo in un'epoca di rinnovamento in cui correggiamo i mali del passato. L'ultimo precedente di una preghiera in questo luogo fu legato alla nascita dello Stato di Israele. Due situazioni diverse, ma con uno spirito simile. L'arco di Tito, che rappresenta guerra, distruzione, schiavitù, e siamo qui per pregare per la pace insieme alla comunità ebraica di Roma. Adesso è il momento di riunirci insieme per dire come gli uomini e le donne che esprimono la fede di Israele, anche la fede cristiana, io sono contento sempre di essere qui insieme alla comunità ebraica, ai vari rabbini provenienti da varie parti del mondo che sono qui con noi, perché insieme possiamo dire che vogliamo costruire la pace.